Sono Mario Cucinella, fondatore dello studio MCA, che è nato ormai una trentina di anni fa a Parigi e adesso ha una sede a Bologna e questa qui a Milano. Qui siamo dentro un edificio industriale degli anni 20, che era una fabbrica di tessuti e che oggi è invece diventato uno studio di architettura su tre piani. Abbiamo anche un grande giardino con un orto, una piccola urban farm, come si dice adesso. Abbiamo una strada che è quella di ritrovare questa amicizia con l'ambiente che abbiamo perduto in quest'ultimo secolo. Questo è concettualmente il nostro lavoro. Però l'obiettivo è quello di continuare a costruire edifici che siano sempre più, in qualche modo, appunto, più amici dell'ambiente, che consumino meno, che siano meno impattanti, anche attraverso l'uso di materiali innovativi, no? Quindi c'è una combinazione tra una progettazione attenta all'ambiente e l'innovazione della materia. Con Roca abbiamo fatto un'installazione alla statale e era importante raccontare questo aspetto innovativo della produzione ceramica attraverso una nuova tecnologia di forni elettrici alimentati da fonti rinnovabili, però non è semplice raccontare un forno in una mostra, no? Allora abbiamo utilizzato questo diagramma di questa curva delle temperature, un fatto molto tecnico che diventa un'estetica, per cui questa curva che da poca temperatura sale e poi riscende si è trasformata in un'architettura che è composta però da elementi, ancora una volta, fatti con materiali ceramici, ma che vengono in parte dalla natura, in parte dal riciclo di componenti di scarto. E anche qui mi sembra importante perché Roca lavora molto sulla sostenibilità, è uno dei suoi punti fondamentali, e l'installazione doveva rappresentare non solo esteticamente una materia ceramica, è una materia eterna, no? Quindi anche questo è importante, il racconto della durabilità, perché la sostenibilità non è soltanto produrre, ma è anche mantenere nel tempo, no? Un oggetto ben costruito non ha bisogno di essere sostituito e questo allunga la vita di un prodotto e questo era il messaggio importante che questa installazione racconta al pubblico.